Buonasera a tutti, sono Federica Meta, una giornalista di Corcom. Sono qui stasera a fare questa interessante chiacchierata con Antonio Pavolini sul concetto di fake news, anzi meglio sul concetto di fake relevance, cioè il problema di chi decide di cosa dobbiamo parlare. Questo è uno dei webinar organizzati da Eutopia, un'associazione per l'innovazione democratica e sostenibile, parte del progetto Restart, che a sua volta è un contributo di Eutopia stessa all'iniziativa Repubblica Digitale avviata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il tema fake news, fake relevance in maniera particolare è di rilevanza cruciale. Da qualche anno a questa parte, da qualche anno a questa parte, il dibattito sulla formazione della consapevolezza politica e civica e in maniera, diciamo, più ampia della formazione di una coscienza collettiva, di una formazione culturale, di una collettività, di una società e di un paese, è tutto incentrato sul ruolo che le fake news svolgono in questo processo e su eventuali soluzioni per arginare un fenomeno che ad oggi sembra inarrestabile. Sarà stata la vittoria di Donald Trump nel 2013, sarà che nel frattempo la rete è diventato uno dei maggiori veicoli di informazione e anche di disinformazione. Sarà che le fake news possono determinare effetti politici, sociali ed economici spesso indesiderati. Sta di fatto che oggi aprire un dibattito sull'impatto che Internet ha sul mondo della comunicazione, sull'informazione e quindi di riflesso sulla strutturazione di una consapevolezza collettiva è sempre più importante ed è cruciale. Soprattutto tenuto conto che i social network, che sono l'aspetto a mio avviso più disruptive della rete, hanno innescato un meccanismo di disintermediazione che non ha interessato solamente la politica, ma che ha impattato fortemente anche sul settore dei media, ribaltando in qualche modo, o comunque riequilibrando nel migliore dei casi, il rapporto tra fruitori di notizie e di informazione e produttori di notizie e di informazioni. L'utente è diventato proattivo e, semplificando, il giornalista o comunque la testata non è solo l'unico soggetto deputato a decidere cosa valga la pena pubblicare. E qui entra in gioco un concetto ancora più raffinato e potenzialmente più pericoloso, perché diciamo meno evidente, che è quello della fake relevance. Chi decide cosa deve essere pubblicato, chi decide su cosa debba vertere il dibattito pubblico e dunque chi definisce l'agenda setting. Un concetto che Antonio Pavolini nei suoi studi ha approfondito e di cui scrive in maniera più dettagliata nel suo prossimo libro in uscita a dicembre, se non erro, dal titolo Unframing, come difenderci da chi può stabilire cosa è rilevante per noi. Antonio, buonasera. La prima domanda che voglio farti è cosa si intende per fake relevance e perché è un concetto, un fenomeno più pericoloso delle fake news? Prego. Ma guarda, allora, il fenomeno della fake relevance ha una sua pericolosità estremamente infida, proprio perché è completamente invisibile. Cioè, mentre il tema del vero e del falso, come accennavi anche tu, è completamente al centro di qualsiasi discussione, e anche al centro di qualsiasi dibattito, fondamentalmente se ci fate caso, in qualsiasi commento sui social, ma anche fino al talk show, quindi dal broadcast al social media, si dibatte di ciò che è vero e ciò che non lo è. E io non vorrei scomodare la semiotica, però insomma c'è un grande semiologo che si chiama François Jost che dice una cosa molto saggia, e cioè che le categorie del vero e del falso non si possono comunque linguisticamente applicare a un testo, e dato che noi usiamo un testo come compromesso tutte le volte che lavoriamo con i media, vedete bene che già, diciamo, partiamo sconfitti in partenza. Il vero problema è che del perché il dibattito vero-falso è così dannoso, lo è perché è connaturato a ciò che attualmente remunera economicamente l'industria dei media. È fondamentale sempre avere due posizioni contrapposte,
che si accusano a vicenda di dire verità o falsità, e questo ovunque, dal piccolo post nei social media fino al talk show con milioni di telespettatori, perché in questo modo sei sicuro di saturare completamente quella che una volta si chiamava l'audience, ma che oggi è, diciamo, la sfera dell'engagement. Più è grande la sfera del coinvolgimento, soprattutto se su base identitaria, più ancora che nel merito delle questioni, e più l'industria ha vinto, perché l'industria si fonda oggi sul presidio dell'attenzione. L'industria dell'informazione non ha più come fattore competitivo la capacità di darti strumenti per farti una tua idea sulla realtà, semmai si fonda sulla certezza di riuscire a portare più eyeballs, quindi palle degli occhi, nei luoghi dove riescono a generare ricavi nel solito modo, perché mentre, diciamo, con i vecchi palinsesti si riusciva a concentrare gli occhi delle persone nei luoghi dove poi c'era l'inserzione pubblicitaria, oggi fondamentalmente lo scopo è, ancora una volta, anche se siamo in un mondo tecnicamente aperto, internet, comunque chiudere grandi quantità di attenzione globale in luoghi, appunto, recintati, per scatenare engagement all'interno di quel recinto e permettere quindi a tante persone di ricondividere dati che poi vengono rivenduti agli inserzionisti. Però vedete, questi due modelli che sembrano così vecchi, scusate, così diversi tra loro, quello vecchio e quello nuovo, in realtà si fondano sulla stessa premessa, che non è per niente rivoluzionaria, e cioè la premessa di riuscire anche in mondi aperti a portare tanti occhi in un luogo chiuso. E una volta che sei riuscito a fare questo, e per esempio Facebook ci riesce, perché tutti i tuoi amici sono lì, e quindi se devi discutere vai per forza lì, è una sorta di monopolio naturale sotto questo profilo del presidio dell'attenzione, una volta che ci riesci, poi dopo, il modo migliore per scatenare più engagement, liberare più dati e quindi ovviamente assecondare il tuo modello di ricavi è giocare su temi polarizzanti. Quindi se il tema è polarizzante, per forza ci sarà qualcuno che dice che quello che dice l'altro è falso. E quindi vero falso è la macchina che fa funzionare questa sorta di ruota del criceto dove tutti corriamo senza aver imparato assolutamente nulla del problema principale, che, come dicevi tu, non è vero o falso, ma è perché stiamo discutendo di questo e non parliamo di qualcos'altro. Ecco, su questo, cioè, mentre se andate in giro per convegni, seminari, online, offline, da circa 5 anni, il tema centrale è sempre la fake news, ancora una volta, non mi sembra che invece nessuno parli di chi ha il potere di stabilire di che cosa stiamo parlando, cioè qual è il tema del dibattito, perché questo è infinitamente più grave, perché tiene fuori tante cose di cui non si parla mai e che ovviamente potrebbero, non dico sempre, però potrebbero essere più rilevanti per noi. E questo è, diciamo, un po' il cuore della questione. Non vado troppo avanti con la risposta perché rischio magari di rispondere implicitamente alle domande successive. Sì, in realtà rispetto al ragionamento che tu hai fatto, che ovviamente coinvolge i social media e il ruolo che questi soggetti giocano in maniera sempre più evidente nella costruzione anche di un consenso, o come dicevo prima, nella consapevolezza politica o civica in senso più ampio, mi chiedo, esiste davvero un interesse dei social network ad influenzare l'opinione pubblica? È davvero funzionare al loro business, o piuttosto non è così? Allora, Federica, io credo che in una certa misura ci può essere qualcuno, che non sono però i gestori delle piattaforme, qualcuno che trova il modo di usare le piattaforme per influenzare l'opinione pubblica e per quota parte ci riesce, e più investe in questa attività utilizzando strumenti sofisticati, la tecnologia, gli algoritmi. Abbiamo visto cosa è successo per esempio con le elezioni di Trump del 2016, Cambridge Analytica, eccetera. Questi soggetti possono usare le grandi piattaforme anche per influenzare sicuramente l'opinione pubblica. Però è sbagliato credere che il gestore della piattaforma abbia in qualche modo interesse a vendere come una propria capability la capacità di influenzare l'opinione pubblica. Anzi, all'interesse opposto, tutti i grandi
gestori di piattaforme, a partire dai loro grandi capi, grandi mogul come Zuckerberg, come ovviamente anche ci mettiamo dentro anche Bezos, insomma i personaggi che abbiamo visto con l'aria anche un po' spaurita deporre davanti al congresso qualche tempo fa, hanno il terrore di essere identificati come minimamente in grado di giocare un ruolo editoriale. Infatti anche questa è una polemica continua, no? Il mondo dei vecchi media dice a questi soggetti: voi in realtà siete degli editori, e loro dicono: no, noi gestiamo solo piattaforme. È una battaglia ovviamente di pubbliche relazioni, che è molto importante per i gestori, perché per loro pubbliche relazioni significa doversi diciamo confrontare con l'unico vero soggetto che devono temere, visto che non agiscono assolutamente in un mercato competitivo, sono tutti monopoli naturali: Google, Facebook, Amazon. Ed essendo monopoli naturali, l'unico diciamo interlocutore che può frenare il loro business è il legislatore nazionale, internazionale, gli organismi l'Unione Europea, abbiamo visto. Poi c'è il tema ovviamente molto molto importante, che è quello delle tasse. Cioè ci sono tante leve con cui il soggetto pubblico potrebbe ostacolare o quantomeno negoziare, no? Usare una leva negoziale per ottenere qualcosa da questi soggetti. Quindi pur di tenere buono il soggetto pubblico, che è l'unica vera minaccia, e quindi in realtà l'unica nostra tutela, la giro anche in questa chiave, pur di fare questo alzano le braccia e dicono: io non farò mai l'editore, e anzi ogni tanto fanno anche dei piccoli gesti di puramente spettacolari, no? Cioè ogni tanto tolgono, magari silenziano l'account neonazista, eccetera, ma non come strategia reale. La vera strategia globale è quella sempre comunque di mettere tanta carne al fuoco nella discussione, mettiamola così. E quindi il discorso vero o falso, e anche e soprattutto dare la stessa dignità ad argomenti che non hanno nessuna base, per esempio scientifica, rispetto ad argomenti che ce l'hanno, è alla base del loro business, perché loro hanno bisogno anche di rinfocolare il dibattito tra minoranze e maggioranze. Anzi, il vero problema è che stanno dando importanza, la stessa importanza, diciamo, il terrapiattista viene messo fondamentalmente con la stessa dignità a confronto con la gran massa delle persone che credono di magari di aiutare la verità insultandolo, ma in realtà gli stanno dando la visibilità che inverte, diciamo così, quello che dovrebbe essere il rapporto. Ecco, però questo sport, no, di far diventare maggioranze o di dare dignità alle minoranze, no, in realtà è uno sport che hanno imparato dai vecchi media, perché i vecchi media questa cosa la fanno da decenni con lo stesso obiettivo fondamentalmente. Oggi è avere engagement, ai tempi era ottenere audience. E quindi, ripeto, sia dal punto di vista del modello di ricavi, sia dal punto di vista proprio dell'uso del contenuto, non c'è nessuna reale innovazione da parte di questi grandi, diciamo, soggetti, perché non sono neanche più spinti a innovare sotto il profilo culturale, sotto il profilo tecnologico, non sono spinti a cambiare, perché finché tutto rimane così loro continueranno a fare soldi a palate. E quindi non c'è neanche una motivazione, cioè siamo arrivati a una sorta di nuovo plateau di immobilismo, ecco, non c'è la reale volontà di cambiare il paradigma delle discussioni. E quest'ultima considerazione che hai fatto, cioè sulla mancanza reale di volontà di cambiare il paradigma della discussione, mi fa ricordare una notizia di qualche giorno fa, secondo la quale Zuckerberg avrebbe deciso di rimuovere le ADS politiche in vista delle presidenziali negli Stati Uniti di novembre, ma solamente nei 10 giorni precedenti la competizione elettorale. Quindi ecco, volevo un po' il tuo giudizio su questa decisione. Questa è una decisione del tutto arbitraria, perché non c'è nessuno che dice che 10 giorni vanno bene, 12 no e 8 sì, no? Esattamente come quando stabiliscono che 13 anni è un'età con cui si può avere un account su Facebook. Non è che c'è una qualsiasi associazione internazionale di psicologi dell'adolescenza o dell'infanzia che ha stabilito
Questa dovrebbe essere una decisione pubblica e questa, se ci pensate, è veramente inquietante, perché significa davvero che nella piena consapevolezza che il mondo degli stati, delle istituzioni nazionali e internazionali non sono in grado di muoversi con la velocità richiesta dalle crisi in cui loro stessi vengono coinvolti, allora arbitrariamente vi fanno vedere che riescono a fare quello che dovrebbero fare gli stati più rapidamente di loro, e in questo modo finiscono persino per sembrare più brillanti, ma la verità è che sono anche loro terrorizzati dalla potenza dell'oggetto che hanno in mano. Scusate, no, ho dimenticato di chiudere un discorso poco fa, quando dicevo che sì, di fatto, tecnicamente, la tecnologia non è mai neutra, quindi l'arrivo di internet ha aumentato la possibilità di far circolare notizie false, e quindi anche, ovviamente, anche se non hanno interesse, le piattaforme possono finire per condizionare l'opinione pubblica, anche loro malgrado, ecco, lo voglio sottolineare. Però il tema del vero e del falso, una volta, non era qualcosa di supportato da un'industria per la sua ricchezza, per la sua sopravvivenza, ok? Non è che, per intenderci, quando il quotidiano Il Giorno, il 20 dicembre del 69, cioè il giorno dopo la strage di Piazza Fontana, titolò tutta pagina che era stato un anarchico che si chiama un ballerino anarchico, no? A mettere la bomba, e che gli inquirenti l'avevano già arrestato. Non è che lo faceva perché in questo modo vendeva più copie, lo faceva perché a quei tempi esisteva naturalmente un livello di condizionamento dell'industria dei media attraverso i potentati economici espressi nei CDA. C'era il famoso padrone in redazione di cui si lamentava Montanelli. E quella quindi era una fake news che potremmo dire direttamente ispirata al condizionamento dell'opinione pubblica per favorire una certa evoluzione politica, no? Sono stati scritti libri da persone molto più esperte sicuramente di me su questo. Oggi non c'è una volontà di questo tipo, non c'è la volontà di far andare Trump al potere perché proteggerebbe gli interessi di Facebook. Semplicemente il vero e il falso sono le condizioni fondamentali per sopravvivere, okay? Per far funzionare, per far macinare questa industria. Però attenzione, quando noi diciamo che può capitare, no, che facendo un grosso investimento si riesca magari a spostare quell'1-2% negli stati chiave e allora alla fine Trump viene eletto, non possiamo dire che Trump è stato eletto per via delle centrali della disinformazione in Macedonia. Perché questo significherebbe dire, per esempio, che scegliere un candidato democratico che personificava fondamentalmente quella Wall Street che aveva mandato sul lastrico milioni di risparmiatori americani nel 2008, come se questo non contasse nulla, tra l'altro con tutto l'appoggio dei media tradizionali. E allora vi rendete conto che i media tradizionali hanno un'incredibile coda di paglia nel dire è Facebook che ha fatto eleggere Trump, perché è un modo fantastico per dire non siamo stati noi a non capirci niente, fondamentalmente. Ecco, quindi bisogna sempre stare attenti, soprattutto quando a dire che la colpa è di internet, sono i soggetti che sono in diretta competizione con internet per il famoso agenda setting di cui parliamo sempre, no? Quindi, allora, questi sono elementi che non possono essere sottovalutati, c'è un serio problema con la circolazione di informazioni false online, però da soli questi non smuovono le montagne, no? Non distruggono le democrazie. Ci sono libri che vendono decine di migliaia di copie, il cui titolo è Internet distrugge la democrazia, no? C'è tutto un filone neoluddista, tecnopessimista, che però io temo che magari fotografi semmai la grande inadeguatezza del divario, del fossato che si è aperto, e non l'esito finale di una rivoluzione compiuta, no? Semmai molto più facilmente il fatto che tante persone sono state buttate nell'oceano senza ancora saper nuotare e non intravedono la riva dall'altra parte. Però hanno trovato un modo per sopravvivere e loro lo alimentano nel totale disprezzo, delle conseguenze, nella totale, diciamo così, indifferenza delle conseguenze per la società democratica. Sì, insomma, le cose che hai detto mi fanno pensare che in realtà, ecco, come hai sottolineato, la dicotomia vero-falso, buono-cattivo, in realtà serve a Zuckerberg e company solamente per alimentare il loro business, e che probabilmente la cosa che realmente interessa loro è che
verrà più o meno varata una web tax a livello globale oppure a livello statuale. È un esito balistico, cioè è inevitabile, il missile è già partito, bisogna solo vedere dove atterra. Loro stanno facendo di tutto semplicemente per ritardare o comunque condizionare questa decisione. E tra l'altro nel muoversi, la macchina delle PR di questi grandi, di queste grandi corporation, quelle nuove, somiglia straordinariamente al modo in cui si muovono le macchine di comunicazione istituzionale del vecchio mondo, perché anche loro non hanno mai cercato di fermare la rivoluzione internet, ma hanno solo cercato di rallentarla sperando di poter giocare un ruolo, anche loro. Ebbene, il ruolo l'hanno trovato, il vecchio mondo dei media ha trovato un ruolo importante, che è quello ancora di stabilire di che cosa si parla poi anche sui social media, perché fa comodo a tutti. Se andiamo a scorrere i trending topics su Twitter o anche naturalmente la nostra timeline su Facebook, che premia le discussioni più diciamo coinvolgenti e più polarizzanti, scopriamo che tutti parlano e devono dire la loro su che cosa? Sui tre argomenti che erano sulle prime pagine dei giornali la mattina, ok? O al massimo le aperture dei telegiornali. Di questo si deve parlare. E chi decide questo sono sempre i soliti soggetti che hanno conservato, proprio perché le piattaforme hanno deciso e proclamato di non voler essere editori, no? Loro hanno conservato il potere di stabilire che cosa è rilevante per tutti, perché funziona per la loro industria, avendo completamente, tra l'altro, trascurato il loro ruolo istituzionale, che sarebbe quello di informare le persone. Le due industrie che sarebbero, sì, sono in guerra perché sono in competizione per la stessa battaglia dell'attenzione, però hanno capito che un pezzo di mestiere è del vecchio e l'altro pezzo di mestiere, cioè far andare la ruota del criceto, è soprattutto del nuovo. E si alimentano a vicenda. E quindi anche per questo non ha molto senso parlare, per esempio, di odio online, perché sembra che se invece guardiamo, che so, non dico davvero i provocatori della TV, ma anche i grandi virologi, no? Quelli che dovrebbero avere una verità, quella della scienza. Li vediamo in televisione, litigare tra loro. Beh, capiamo che anche quel modello, diciamo, è completamente permeato dalla necessità di sopravvivere attraverso la polarizzazione e la contrapposizione. Non possiamo certo aspettarci che su Facebook succeda nulla di diverso quando al posto dei virologi ci vanno le persone con cui litighiamo per la fila alla posta. Grazie Antonio, in realtà la domanda che ti avrei fatto è appunto quale ruolo svolgono in questa, diciamo, battaglia i vecchi media, perché così come si parla di vero o falso, notizie vere, notizie false, fake news, fake relevance e quant'altro, lo storytelling più diffuso evidenzia il fatto che sui social le notizie non sono genuine, non sono vere, non sono confrontabili, e invece sui vecchi media, quindi televisione, radio e giornali quotidiani e settimanali, le notizie sono quelle vere. Mi chiedo se c'è un modo un po' di scardinare questo storytelling. Io da osservatrice e da giornalista noto che è abbastanza complicato far venir meno questa dicotomia. Il modo migliore è spiegare non tanto il valore dei giornalisti da un lato e il non valore dei dilettanti che rilanciano notizie a caso su internet. Non è il solito dibattito, anche questo superato, del dilettante al potere. C'è un libro di Andrew Keen che si chiama appunto Internet 2. È arrivata l'era del dilettante, no? Ecco, perché è un messaggio straordinariamente potente questo, perché chiunque compra quel libro automaticamente si intitola dal lato dei competenti. Quindi anche tutti quelli che parlano di fake news in quel momento stanno dicendo che da loro non verrebbe mai una fake news. Quindi è una leva identitaria formidabile. Chi ha inventato questo meccanismo delle fake news è un genio della comunicazione, perché è ovvio che sia così. Però, allora, no, per tornare a quello che mi chiedevi, come scardinarlo? Per scardinare questo storytelling del giornalista eticamente corretto e di una internet che è sempre solo il luogo della falsità e della volgarità, dell'ignoranza, del persapochismo, eccetera, per scardinare questo basta comprendere
che cosa remunera l'industria e non chi sono i professionisti dentro l'industria, perché per esempio nei giornali ci sono effettivamente le persone più in gamba, le persone più brave a fare i narratori, soltanto che se si dedicassero al giornalismo d'inchiesta, il rapporto della struttura dei costi e quanto loro contribuiscono ai ricavi dell'industria in cui lavorano è completamente sbilanciato, mentre è straordinariamente più efficace l'editorialista sagace che scrive 10 righe in cui insulta puntualmente qualcuno dalla poltrona del proprio salotto senza fare un grande sforzo, perché ha capito qual è il meccanismo. Il meccanismo è sempre provocare. Ecco, però quelle 10 righe, adesso scusate, non per fare nomi, ma del Gramellini di turno, sono esattamente quello che fa funzionare l'industria. Oppure la frase, diciamo, tranchant di Calenda a un talk show, in quel momento automaticamente hai un picco di audience e poi magari quella clip diventa pure virale. Allora, se è questo che remunera l'industria, sia quella vecchia sia quella nuova, beh, è evidente che ormai è abbastanza, come dire, imbarazzante sentire i decani del nostro giornalismo andare ai festival e dire che sono loro i garanti del vero, che sono loro i garanti di ciò che soprattutto è utile e rilevante alle persone. Perché se è vero che nei giornali e nelle TV ci sarebbero le professionalità, perché ci sono grandi giornalisti d'inchiesta che ogni tanto fanno delle cose straordinarie, però questa è la foglia di fico, non è ciò che remunera l'industria. E questa è la cosa da capire. Bisognerebbe dentro fare un ragionamento all'interno, diciamo, di ogni grande gruppo editoriale e dire: ma noi come vogliamo cambiare la remunerazione della nostra industria? Ok, se si fa questo ragionamento e dire: adesso noi ci posizioniamo come quelli che veramente danno alle persone gli strumenti per capire la realtà e farsi una propria idea. Ok, all'inizio sarà molto difficile, cioè molto molto difficile, perché il modello è completamente diverso, ma prima o poi qualcuno dovrà pure provarci. Rispetto alla necessità di innovare il modello dell'informazione, mi viene in mente anche, diciamo, l'annosa questione copyright, per cui abbiamo questa direttiva europea che in qualche modo obbliga, insomma, in maniera più o meno complicata le piattaforme a remunerare gli editori. Io non sono un'esperta, quindi, però da osservatrice, quello che ho potuto rilevare è che in realtà è una, ripeto, insomma, senza, diciamo, da mera osservatrice, senza nessuna pretesa o presunzione di avere la verità in tasca, però da osservatrice appunto volevo evidenziare il fatto che mi sembra una modalità un po' fuori moda, tra virgolette, se non poco efficace. Mi viene invece da pensare che forse immaginare un nuovo modello di informazione basato su un copyright che in qualche modo metta insieme la capacità delle grandi piattaforme di dati, delle grandi piattaforme tecnologiche di generare dati che potrebbero essere ad esempio utilizzate dal sistema editoriale, dal sistema dei media, per sviluppare contenuti e veicolare contenuti che siano realmente interessanti per l'utente, anche su misura, ad esempio. E mi chiedevo, rispetto a questo e anche rispetto a tutto quello che ci siamo detti finora, come si possono innovare i sistemi dell'informazione e come si può pensare un giornalismo nuovo. Allora, c'è una parte del libro in cui provo a dire sia quello che potrebbe provare a fare l'industria, non certo, non sono in grado di dire quello che dovrebbe fare, ma se si vuole provare qualcosa, da dove cominciare. E la cosa positiva dell'Italia è che, essendo sempre noi un pochino in ritardo, già abbiamo il grosso vantaggio di poter copiare delle cose che hanno funzionato, oppure anche imparare da grandi errori che sono stati fatti all'estero, no? Cioè, noi potremmo imparare, per esempio, dal fatto che Murdoch ha provato a creare un quotidiano tutto online per i tablet che si chiamava The Daily, no? È stato un fallimento fragoroso, quindi io mi aspetto che in Italia nessuno ci provi più. E invece ogni tanto, quando parlo con gli addetti ai lavori, saltano fuori anche idee di questo tipo. Quindi, primo passo, non farsi un po' di benchmark al contrario di quello che non ha funzionato. Per esempio, la televisione, la web TV in streaming
che fa proprio con le annunciatrici, gli spettacoli come negli anni 80, no? La stessa cosa, beh, c'è gente che ci ha buttato un sacco di soldi nei primi anni 2000, e poi non ha funzionato, e mi auguro che insomma che non vedremo mai più una cosa del genere. Poi invece da chi provare a copiare? A me piacerebbe dire copiamo dal New York Times, ma naturalmente non fa testo, perché il New York Times è un giornale che per sua stessa ammissione, che punta tutto sulla qualità, questa è una cosa fondamentale, no? Punta tutto sulla qualità persino di quei 10 articoli gratis che riesci a leggere ogni mese, no? Ecco, però in questo è molto diverso da, per esempio, il gruppo Jedi, dove di gratis c'è solo la parte, diciamo, che loro stessi sembrano, diciamo così, venderti come una bad company. Ti dicono però che ci sarebbero cose molto buone, sono sicuro che ci sono se tu ti abbonassi. Io ho provato ad abbonarmi, sì, ogni tanto c'è qualcosa di buono, poi però ho capito che non vale la pena. Ecco, già sarebbe un incentivo migliore vedere la certezza della totale qualità come se fosse un metodo fin dai primi 10 articoli gratis. Invece quello che tu hai un mondo che sarà sempre gratis, di rumenta, di clickbaiting, di colonnini morbosi fino al tabula che sfonda nelle 8 pagine di qualsiasi articolo, che poi la cosa buffa di questi business tipo il content recommendation, tipo tabula, è che non riesci più neanche, come dire, a distinguere la content recommendation fatta proprio esclusivamente per i tuoi bassi istinti da un qualsiasi articolo gratuito. Ecco, se non riesci a distinguere nemmeno questo, la proposizione di valore, la famosa promessa di marketing che dovrebbe spingerti a dire guarda, se vuoi c'è anche la rumenta a pagamento, è chiaro, non può funzionare. Invece la cosa bella del New York Times è che io per abbonarmi ho cominciato a leggermi gli articoli gratis e rimanevo di sasso perché ogni volta capivo improvvisamente come mai la Cina aiuta la Corea del Nord, che me l'avevo sempre chiesto, ma perché? E lì te lo spiego. Invece da noi c'è sempre questo personaggio buffo che è il dittatore nordcoreano che diventa una star e fanno l'articolo, come dire, sulla sua personalità e sulla sua imprevedibilità. E non capisci il quadro globale, no, della situazione nel sud-est asiatico. Insomma, alla fine mi sono abbonato al New York Times, però non fa testo perché? Perché loro stessi per primi dicono se in un'industria anche noi siamo monopolisti naturali e lo sono diventati, cioè siamo gli unici che hanno questi numeri incredibili e impediscono fondamentalmente ad altri soggetti di tentare di fare la stessa cosa, loro stessi dicono non potremo andare avanti così per sempre. Allora quale può essere un altro modello? Una risposta ce la dà Emily Bell, che dirige il Tao Center per il giornalismo professionale alla Columbia University, e Emily Bell dice qualsiasi nuovo modello non potrà mai darti giornalismo libero se è fondato sulla raccolta pubblicitaria. È un'affermazione molto forte, però io la terrei sempre un po' in sottofondo, cioè se devi provare a fare cose nuove, prova a fare delle cose che non hanno niente a che fare col presidio dell'attenzione, che non servono a spostare i tuoi occhi in luoghi vicini ad annunci pubblicitari. Perché fai questo, non farei mai né giornalismo libero né giornalismo di qualità. Ci poteva riuscire Dan Rather o Peter Jennings negli anni 70 e 80 con i telegiornali commerciali, la CBS, la ABC, ma perché? Perché era erano due mondi, il giornalismo a pagamento delle grandi inchieste, il Washington Post degli anni 70, il Watergate da un lato, e la TV che era costretta a emulare quel modello virtuoso. Ma quando la TV con i conglomerati ha cominciato a mangiarsi i quotidiani, dagli anni 80, 90, eccetera, negli Stati Uniti, ben prima che da noi, no? Con le televisioni commerciali, già a quel punto anche le televisioni commerciali hanno cominciato a fare sensazionalismo persino in quei contenitori sacri, 60 Minutes, eccetera, in cui gli americani hanno sempre riposto una grande fiducia. Quindi, scusate se la faccio molto lunga, sono drammaticamente prolisso. Il New York Times sarebbe l'ideale, ma non fa testo. Allora vediamo il modello opposto, e cioè il giornalismo finanziato dai lettori sotto varie forme, l'acquisto del singolo contenuto, l'acquisto del long form, quindi per esempio in Italia abbiamo Slow News che fa un ottimo lavoro, ma sono molto piccoli, andrebbero magari aiutati, oppure quelli che ricostruiscono il racconto mediatico con grande rigore come Valigia Blu, ma anche loro si fondano, no, come sapete, sui contributi volontari, oppure il Post che cerca di fare, secondo me, un grande lavoro online, però ripeto,
ancora non c'è quella massa critica forse necessaria. La massa critica però l'abbiamo già vista al lavoro all'estero 10 anni fa con il Guardian, no? Che ha fatto, ha sposato questo modello. Mi sa che Antonio... Sì, no, non so gli altri, ma credo che abbia un problema di connessione, almeno io lo vedo sì, che sì, si sì. È fermato. Sì. Credo che nemmeno ci senta. Sì, gli sto scrivendo. Antonio ha avuto dei problemi di connessione, ora riproverà a collegarsi via cellulare, se avete un attimo di pazienza.
Eccoci, il microfono. Ora non ti sentiamo, credo che tu abbia il microfono spento. Eccoci. Adesso sono rientrato, mi scuso, ma c'è stato proprio il blackout con tanto di antifurti, volanti e panico. Tra l'altro, per un bel po' non hanno funzionato neanche i cellulari. Io stavo cercando di usare il telefono come router, niente da fare. Niente da fare. Mi Ci hai scuso per lasciato sul più l'interruzione. bello. Ci ha lasciato sul più bello, ovvero il modello The Guardian, almeno per quello che mi riguarda. Il Guardian è un quotidiano che già 10 anni fa, quindi con grande coraggio, perché ancora naturalmente sono i primi che si sono buttati in mare per vedere se riuscivano a nuotare, ha funzionato? Non ha funzionato? Allora, dal punto di vista finanziario, le entrate sono diminuite parecchio, ovviamente. Scusate, il modello del Guardian è che le persone contribuiscono. Per quota parte ci sono tantissimi piani, il singolo lettore può dare 10 sterline, anche 5 sterline, poi ci sono diversi piani a seconda della tipologia di investitore, fino al grande mecenate o addirittura la fondazione e così via. Diciamo che con questo monte contributi, con questa sorta di mecenatismo a scala, il Guardian ha avuto un crollo evidentemente dei ricavi rispetto a prima, però va detto che il Guardian online non ha mai tentato seriamente il paywall e anzi è rimasto completamente gratuito. Quindi oggi se andate sul Guardian, quello che vedete è un po' fastidioso vedersi sempre chiedere soldi, ma se non volete comunque dargli neanche una sterlina, lo potete leggere tutto. E il lato positivo di questa storia è che la qualità del Guardian è rimasta quella. Cioè, loro comunque sono riusciti a fare quadrato sulla qualità del prodotto, anche se hanno dovuto tagliare un'incredibile quantità di corrispondenti, anche se hanno dovuto tagliare, dicevo, una grande quantità di corrispondenti, collaboratori, ci hanno davvero ridotto all'osso la casella, diciamo, la colonna dei costi, che io, diciamo, come analista di business, mi tocca guardare molto anche quella, non solo quella dei ricavi. Però il risultato finale, secondo me, è positivo. Allora, se noi abbiamo in mente, però, appunto, il Guardian, la cosa bella della storia del Guardian è che ti dice anche quanto è drammaticamente costoso tutto questo. Lato però fantastico è che ti dà la libertà di poter finalmente prendere decisioni che oggi nelle nostre redazioni non si possono prendere. Per esempio, dare al data journalism, no? La stessa identica dignità del giornalismo con l'articolo. E quindi loro, avendo cominciato 10 anni fa ad avere la figura del data editor, che è contrattualmente alla pari con il redattore classico, non solo hanno abituato i lettori davvero a quel tipo di informazione personalizzata di cui parlava Federica poco fa, che sarebbe bello poter fare anche con le grandi piattaforme come Facebook, Twitter, Google, eccetera, ma soprattutto hanno adesso un database straordinario, quindi qualsiasi storia nuova può poggiare su una storia di dati davvero con le spalle larghe. E questo, lasciatemi dire, è molto molto più serio rispetto al data journalism molto timido che si fa da noi, e anche spesso venduto come una straordinaria innovazione, che sono solo delle bellissime infografiche. Noi abbiamo dei grandissimi infografici che lavorano per le nostre testate, però vere grandi operazioni di data journalism come si vedono fare al Guardian e naturalmente anche al New York Times, vi invito a vedere anche per la parte gratuita, ancora da noi non si sono viste. L'altra cosa bella è che si educano le persone ad andare finalmente verso le fonti dirette, cioè mentre diciamo, i nostri media outlet, radio, televisione e giornali, sembrano dirti tutte le volte che gli unici che possono leggere un comunicato stampa sono loro, e si arrabbiano se Giuseppe Conte, dopo la terza fuga di notizie sui DGPM, decide di comunicarlo da solo rapidamente su Facebook, no? Perché non hanno più retroscena, che è ciò su cui fondavano la copertura sul Covid, non sapendo nulla nessuno sul Covid e non sapendo il governo che cosa intendesse fare e quando, no? Allora, non avendo questo e soprattutto essendo le persone di fatto alla pari con i giornalisti, perché tutti potevamo in realtà vedere le conferenze stampa, no? Del Presidente, del Premier Conte, tutti potevamo scaricare
Per esempio, non so se vi ricordate quando arrivavano i dettagli del Ministero dell'Interno di quanto poteva essere lunga la passeggiata che potevamo fare fuori casa. Questo individualmente lo potevamo fare meglio del giornale che magari stava lì a fare F5 e aspettare che quel testo venisse caricato sullo stesso sito. Quindi questa è la famosa disintermediazione di cui parlava Federica nell'introduzione. E se il giornale pensa ancora di poter fare soldi con il retroscena e dicendo quello che noi riusciamo a sapere perché abbiamo le talpe, perché abbiamo chi ci manda le bozze del DCPM prima, eccetera, non può funzionare, non si può andare avanti così, specialmente in un raro momento come la crisi del Covid, in cui finalmente c'era una grande notizia che era rilevante per tutti e non potevi occupare la scena con il papete, con la Nutella, con che so, con la figlia di Totti che viene paparazzata. Oppure quando devi inventarti, per esempio, il grande duello Salvini-Rachete, di cui si è parlato per 14 giorni, e che poi ha portato al papete dopo, no? Perché era questo il percorso. Ecco, in quei 14 giorni bisogna parlare di questo, fondamentalmente, perché in quegli stessi 14 giorni il governo giallo-rosso, scusate, giallo-verde, ai tempi stava preparando la manovra correttiva, dopo aver promesso a lungo che non avrebbe messo le mani nelle tasche degli italiani. Allora ci voleva una grossa storia governativa su un palcoscenico fantastico, Lampedusa, il duello tra la tedesca, le ONG, Radical Chic e naturalmente Salvini. Ecco, questo ha tenuto banco per 2 settimane. La cosa drammatica è che non è che ci sono, diciamo, cascati con tutte le scarpe solo i giornali di destra, ma anche quelli, diciamo, di centro-sinistra, che avevano bisogno di far leva sull'indignazione, no? Rispetto a questa a questo palcoscenico. Naturalmente nel frattempo decine di barconi, nel silenzio totale dei media, sbarcavano sulle coste siciliane, ma in altri punti dove il palcoscenico non era stato allestito. Ecco, è questo il famoso, più che agenda setting, è il famoso framing. Cioè non solo scegliere il tema, ma addirittura trovare l'angolazione che è quella conveniente per la narrazione vincente, per il tuo modello, no? che devi trasmettere. E vabbè, scusate, la domanda di Federica era da quali sono gli esempi buoni. Beh, impariamo da ciò che ha funzionato al New York Times, da ciò che ha funzionato al Guardian, dai piccoli esperimenti che ho citato prima che vediamo in Italia. Impariamo anche dagli errori, bisognerà sbattere la testa da qualche parte, perché se nessuno ci prova, temo che andrà a finire che chi doveva arrivare alla pensione ci arriverà, mentre le nuove leve del giornalismo, che sono molto in gamba e che sanno usare i mezzi informatici, si ritroveranno davvero con le briciole per ricostruire da zero, no? Perché avremo una specie di giornalismo anno zero che nessuno si augura. Ti volevo fare una domanda a bruciapelo. Per l'Italia tu prevedi o auspichi, o non lo so, il verbo aggiungilo tu, più un modello New York Times o più un modello The Guardian? Entrambi, perché in realtà sono perfettamente complementari, nel senso che, ecco, la vera premessa da fare è che non dovremmo più pretendere, come se siamo un media outlet, se siamo, che so, il gruppo GEDI, no? O il gruppo RCS, non possiamo pretendere di esaurire all'interno del nostro mondo tutta la domanda di informazione delle persone. Le persone comunque, anche se leggeranno gratis te, oppure ti daranno 10 euro al mese, comunque vorranno sempre poter confrontare quello che tu fai con le fonti dirette, con il data journalism che farà qualcun altro, magari un'agenzia specializzata che farà quello, e cominciano già a esserci, ok? O naturalmente con un altro giornale. Finora te la potevi cavare perché dicevi, gli altri giornali sono i cattivi, no? La mazzetta, che so, Fascio Trash, non leggerò mai Libero, La Verità, perché io sono magari un lettore progressista. Ecco, questo mondo, questa dicotomia ideologica che fa molto tutto sport e Corriere dello Sport, questa è la prima cosa che finisce. Cioè tu non puoi pensare di chiudere all'interno di un clan di persone che la pensano come te la tua domanda di informazioni di cui hai bisogno, perché non è più una battaglia identitaria. La battaglia identitaria funziona finché c'è il presidio dell'attenzione. Ma dato che la battaglia per il presidio dell'attenzione è persa in partenza, perché il rivale del giornale non è il rivale di un giornale oggi, se il giornale combatte la guerra del presidio dell'attenzione, non è il giornale della concorrenza, è Fortnite.
è Candy Crush. Oppure è giustamente la storia di Instagram di tua cognata che ha avuto un bambino, ok? Cioè, se ogni contenuto di qualsiasi tipo è in guerra con un altro contenuto semplicemente per rubare l'occhio, l'informazione perde in partenza. Quindi o diamo valore all'informazione in quanto qualcosa di cui le persone sentono veramente il bisogno, oppure diciamo serenamente che non facciamo giornalismo, che facciamo infotainment, che è un lavoro difficilissimo e tra l'altro nobilissimo, cioè i grandi, diciamo, sacerdoti dell'infotainment della sera sono persone con capacità straordinarie, però per favore che non vadano al Festival di Perugia a dire che loro sono i Bernstein e i Woodward del terzo millennio, perché non è così. C'è qualche domanda dalla platea di partecipanti che ti voglio girare. E Marco Curi mi chiede... Spero che tu le abbia raccolte, perché io ho avuto un momento di buio di 10 minuti, quindi me le sono perse. Sì, non ti preoccupare. Allora, dicevo, Marco Gorini chiede: quale può essere a tuo avviso la strada che deve percorrere l'alta formazione nel settore media entertainment per contribuire alla formazione degli operatori di settore pronti alle nuove esigenze di mercato? La premessa è che esistano operatori nuovi del settore pronti alle nuove esigenze del mercato. Cioè abbiamo messo in fila una connessione logica che oggi sta su degli spilli. Non c'è ancora un mercato, cioè che cosa è vedere se c'è un mercato? Ci vuole l'analisi di mercato, poi trovare l'operatore disposto a fare una cosa che si chiama l'investimento, e ditemi voi se c'è qualcuno oggi disposto a fare un investimento in cose del genere. Cioè, mi dispiace, ma la preparazione dell'alta formazione è davvero, diciamo, il dessert. Però prima deve arrivare il primo, il secondo e la frutta, e in questo momento l'alta formazione cosa può fare? Posso dire una cosa, che le cose, diciamo, che di cui stiamo parlando qua, che sembrano un po' fantascienza, non è rocket science assolutamente, sono tutte cose provate all'estero, e tutti i buoni, per esempio, insegnanti nelle scuole di giornalismo le sanno. Cioè non ci stiamo inventando un mondo straordinario, meraviglioso. Se vai a una buona scuola sono cose di cui si parla serenamente. Quindi non mi sembra che si possa di nuovo ancora fare uno sforzo ulteriore nella formazione per schiodare le cose. La prima cosa da schiodare è vedere quella simpatica riga verde che ci fa vedere Pierluca Santoro tutti i mesi e ci fa vedere il trend dei ricavi e dei costi dei quotidiani. Ecco, io credo che più che quella, diciamo, la capacità di spingere poi nel tempo i giornali a cambiare modello, cioè, più di quella non c'è nient'altro di così efficace. Valentina Maresca chiede: quanto la necessità di innovare, di cui abbiamo parlato finora, si scontra con una popolazione poco alfabetizzata anche dal punto di vista informatico? Allora, se parliamo per popolazione del pubblico, è vero, naturalmente, però direi che il problema è molto più drammatico invece nelle testate, nelle redazioni. Nel senso che anche se nelle redazioni ci sono tante persone in gamba che sanno usare la tecnologia, non sono loro che prendono le decisioni. Quindi se tu prendi le decisioni di qualsiasi tipo, redazionali, editoriali, di modello, di linea editoriale, se le prendi pensando sempre al vecchio mondo, non cambierà nulla. Quindi io penso che ci stiamo preoccupando un po' troppo degli utenti e poco, diciamo, del tipo di professionista. Ma che poi vorrei anche aggiungere una cosa di cui si parla diffusamente nel libro che ho scritto prima di questo, e cioè Oltre il rumore. Il problema della transizione digitale per le testate è un problema sia di natura macroeconomica, cioè è tutta un'industria che cerca di rallentare la transizione sperando di poterne governare almeno un pezzo, e alla fine ci sono riusciti, ok? E però è anche un problema microeconomico. Cioè, dato che le persone più potenti in tutta l'industria dei media hanno tra i 40, i 50 e i 60 anni, cioè sono in quella fascia lì, un rapido calcolo è: ma io adesso cambio lavoro, cambio modo di lavorare, è un mondo diverso, eccetera, oppure cerco il più
consiglio di tirare avanti in questo modo in modo da arrivare alla pensione, magari facendo anche delle piccole innovazioni di facciata che fanno sembrare che sono molto digitale. Ok, la risposta ve la date da soli. Anche io, se fossi uno di loro, farei la scelta conservativa. Tra l'altro, altro piccolo indizio che vi do, siccome sono veramente le persone molto in gamba e molto intelligenti, hanno capito benissimo quello che sta succedendo. Non è che non lo fanno perché non l'hanno capito. Non lo fanno perché hanno calcolato che gli conviene. Rispetto alla trasformazione del modello dell'informazione, funzionerebbe una piattaforma alla Netflix come contenitore per molte testate a prezzi popolari? Allora, qui stiamo parlando del famoso concetto di aggregatore e ci hanno provato in tanti. Per primo ci ha provato Google, poi chiaramente con la direttiva sul copyright gli hanno un po' tagliato le gambe, gli snippets, eccetera. Google ha capito che quella parte lì è solo una grossa macchina di traffico, ma non è una loro vera value proposition nelle news. Loro hanno altri progetti con le news, di cui ci parlano ogni tanto a Perugia, interessanti per carità. Gli altri aggregatori, ce ne sono alcuni che, posso dire, sono riusciti a fare un ottimo lavoro, tipo Flipboard, per esempio, o anche più di recente Press Reader, che è un'applicazione che addirittura si è appoggiata su biblioteche, enti universitari che hanno gli abbonamenti quotidiani, quindi se voi avete la tessera della vostra biblioteca vi potete vedere i PDF anche di molti quotidiani italiani e non solo i quotidiani stranieri, ve lo dico come, come trucco se proprio volete provarla. Però non c'è nulla di particolarmente evoluto alla Netflix, cioè Netflix ha trionfato perché ha scoperto, in un'epoca in cui su internet tutti dicevano che non eravamo disposti a guardare un video per più di 30 secondi, ha scoperto che le persone sono in grado di fare ancora un investimento emotivo in un racconto, che non è vero che viviamo nel The Game di Alessandro Baricco, non è vero che vogliamo, come dire, che siamo condannati alla superficialità perché un gruppo di bianchi ingegneri californiani ha distrutto l'umanismo. È vero, naturalmente, che è un problema per lui, che dovrà magari cambiare modo di lavorare, ma essendo bravissimo non credo che ci sia questo rischio. Chiusa parentesi Baricco. Se l'ha fatto Netflix, perché non ce la può fare un giornale? Ma non tanto, come dire, ogni giornale è una serie TV. No, ogni giornale ha un prodotto vincente di racconto, di long form, che entra in concorrenza con altri racconti, altri long form. In Italia abbiamo, lo dicevo prima, Slow News, che però compete solo con se stessa, no? All'interno. Quindi somiglia un po' a Netflix, perché tu hai tutte queste carte, puoi scegliere l'inchiesta che ti piace, però quello è veramente l'estremo dello Slow News, cioè ti metti a capire quello che sta succedendo, che so, a Scampia, e te lo leggi quasi come se fosse un libro, però te la cavi in uno o due giorni. Io penso che le persone hanno bisogno anche di sapere che cosa succede in tempo reale. E posso dire la dieta informativa delle persone tra gratis e pay, soprattutto con le generazioni giovani che cominciano a usare questi strumenti, comincia ad essere una dieta informativa molto più interessante di quella dei nostri padri che ci costringevano a guardare il telegiornale in cucina. Io oggi non vedo più televisori in cucina e questo già mi sembra un grossissimo passo avanti, anche per l'economia della famiglia. Oggi si vedono ragazzi che intercettano notizie, ma anche che cercano informazione per le cose che loro hanno stabilito essere interessanti per loro. E questo significa attivare due neuroni prima che lo schermo ti proponga qualcosa. Ecco, fermarsi un attimo. Sono molto più a riflesso condizionato le generazioni passate nell'utero del digitale rispetto alle generazioni nuove. Ce lo dicono anche gli studi, diciamo, di psicologia cognitiva. E quindi io temo che molte delle preoccupazioni che noi abbiamo riguardano, almeno nel mio caso, riguardano la mia età e la mia naturale tendenza a impigrirmi davanti a uno schermo. I ragazzi, come ti dimostra TikTok, non si impigriscono molto davanti allo schermo.
Marianna Mascioletti fa una domanda interessante anche probabilmente alla luce dell'emergenza Covid. Giornalismo scientifico e complottismo, quale può essere il ruolo degli scienziati, dei ricercatori, soprattutto più giovani, nel ripristinare una comunicazione corretta su questi argomenti, al di là del debunking che sappiamo non funziona come dovrebbe? Allora, chi fa debunking ha tutta la mia ammirazione, diciamo, almeno quelli che lo fanno come battaglia di vita, e ce ne sono. Poi ci sono quelli che fanno debunking perché vogliono diventare il re del debunking, e allora non è molto diverso, no? Perché diventi comunque anche tu uno showman. Chiusa parentesi sul debunking, il vero problema, parlando di showman, è che tanti grandi, anche illustri, anche importanti virologi, per esempio, scienziati, ma adesso parliamo per esempio di virologi che abbiamo tutti i giorni in televisione, sono scesi a patti con i media, hanno calcolato che forse tutto sommato, siccome loro portano la voce della scienza, si può provare a cambiare il sistema della disinformazione dall'interno. Non funziona. Sono diventati tutti delle macchiette, ma soprattutto vedendoli litigare tra di loro nei talk show, noi non abbiamo più la verità della scienza, abbiamo tante verità della scienza. Allora a quel punto è molto difficile dire che chi non ha la scienza non va ascoltato, visto che stiamo ascoltando tante campane diverse tra di loro, quando molto spesso la verità è che semplicemente neanche la scienza ha capito alcune cose. Punto primo. Quindi la cosa da fare, se, per rispondere alla domanda, è non farsi prendere nel teatrino mediatico. Cioè, nel momento in cui tu scendi alla regola e sai benissimo che stai andando lì per litigare con Zangrillo, per litigare con la Capua, per litigare con Ricciardi, a un certo punto sembrava di avere l'album delle figurine Panini con i virologi, infatti qualcuno ci ha fatto anche il meme. Se sai che tu lo sai benissimo che stai andando in quel mondo lì, quindi nel momento in cui hai deciso, l'interesse per la scienza, per la verità, per te è già al secondo posto. La prima cosa per te è che entri in libreria e trovi una piramide con il tuo Istanbul che racconta il Covid alle mazze degli ignoranti. Primo sforzo, ecco, se può fare qualcosa la formazione, lasciate perdere talk show. Se capite che vi invita alla zanzara, non andate alla zanzara, cioè, non ha senso, perché quello è proprio, finisce a capofitto nella ruota del criceto, non vale neanche il discorso di dire, ma lì c'è il grande pubblico. Il problema è fare in modo che il grande pubblico non sia lì, non andare lì e pensare di introdurre una logica diversa, no? Non ci riusciranno mai. Il primo a capirlo è stato alla rovescia Sgarbi è tuttora ed è stato un grande critico d'arte, ma se avesse fatto il critico d'arte tutta la vita non ce lo saremmo filati. È diventato la grande star e poi il personaggio politico che sappiamo quando ha cominciato a insultare una scrittrice antipatica al Maurizio Costanzo Show. Io temo che molti scienziati stiano cercando di percorrere la stessa strada. Claudio Ferilli chiede, forse non c'è un mercato perché non c'è sufficiente domanda di informazione di qualità, e quanto potrebbe valere ragionevolmente un mercato nazionale di questo tipo per essere attrattivo per gli operatori economici? Sapevo che Claudio avrebbe fatto la domanda da 100, anche perché mi chiede un numero e io dovrei dimensionare il numero. Noi sappiamo più o meno quanto è grande il mercato della pubblicità, che era arrivato a 11-12 miliardi di euro due anni fa, adesso non ricordo l'ultimo numero, però insomma se pensiamo di dover rifare lo stesso numero c'è qualcosa che non va. Buonanotte professore. Scusate, sento una voce, qualcuno forse dovrebbe staccare il microfono e niente, vabbè, vado avanti anche se c'è una simpaticissima meccanismo di hackeraggio in corso. Non è male, però anche devo dire, a proposito di presidio dell'attenzione, mi sa che siamo perdenti in partenza. Ok. Brazil. Vado avanti. Allora no, stavo dicendo semplicemente che non possiamo pensare di fare gli stessi numeri. Abbiamo qualche problema dalla connessione. Ma...
Mano, porra. Essa hype de onde tu mora nessa porra? Tu já me falou Segurando. Comigo nessa porra? Vai. Ligação na casa. Beh, sono riuscito a fare mute di uno di questi personaggi. Antonio, credo che tu possa andare avanti. Sì, va bene, allora abbiamo provato a fare mute. No, dicevo, semplicemente non possiamo pretendere da subito di rifare gli stessi numeri che si facevano con il modello pubblicitario, quindi o si continua, e questo è un po' quello che succede in tutte le industrie, cioè con i ricavi del vecchio e di ciò che non garantisce più la qualità, con quei ricavi cominci a finanziare i progetti in cui credi veramente, che è tutto sommato anche quello che sta cercando di fare Google con Alphabet, no? Cioè anche loro sanno che non possono, che tutta la loro value proposition non può essere AdWords, AdSense, e quindi sapendo che fanno un sacco di soldi senza ormai più praticamente muovere un dito, finanziano progetti importanti per cambiare il contesto, cioè per cercare di creare un mondo dove loro riescono a svolgere un ruolo più positivo di quello che stanno svolgendo adesso. Questo secondo me è abbastanza encomiabile, più encomiabile del modello Microsoft, che magari dà tantissimi soldi in beneficenza, ma non cerca veramente di innovare il proprio modello. Io non vedo altre domande in chat, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, lo scrive al volo. Mi pare di no. Sì, forse... Ma io leggo qualcosa adesso nella chat. Sì. Dunque, se si pensa al valore sociale di Twitter o Periscope, sì. Periscope, essendo un broadcast di informazioni, non si riesce a integrare una strategia più ampia. Ha ragione Simone, però il problema di Twitter è che a differenza di Facebook, Twitter non naviga in buone acque economicamente e quindi non prende mai le decisioni pensando a migliorare il modello per offrire un prodotto migliore. Il loro unico modello è tutti i mesi avere dei numeri sufficienti per chiedere ai venture capitalist continue iniezioni di denaro che non ha, di cui loro hanno bisogno, mentre per esempio Facebook ha bisogno in misura minore ormai. E quindi che succede? Quando c'è una cosa come Periscope, che era straordinaria, avevano inventato loro, perché l'hanno comprata da Mercat, hanno comprato, ve lo ricordate, l'algoritmo? Però insomma era una grande operazione quella, perché avevano un grafo sociale su cui far crescere l'idea di Mercat su comunque tantissimi utenti che Mercat non aveva, no? Ecco, invece che per esempio sviluppare applicazioni, dare quella capability di rete per sviluppare applicazioni di terze parti, quindi aggregare valore, come dice giustamente Simone, cosa hanno fatto? L'hanno chiuso dentro Twitter Periscope, pensando che nessun altro avrebbe trovato un algoritmo altrettanto valido. Facebook ci ha messo 3 mesi a creare un algoritmo altrettanto valido, e infatti adesso nessuno usa più Periscope, pochissimi usano Periscope, diciamo, non dico nessuno, ma pochissimi, e se vuoi andare in diretta e avere subito un'interazione sociale, usi altre cose, usi Instagram, usi la stessa Facebook Live, insomma, ovviamente se pensi di chiuderti in un mondo e di fare soldi lì dentro, non ce li puoi, cioè Twitter doveva dare le API di Periscope a terze parti perché sviluppassero applicazioni. Per esempio, avremmo potuto avere, che so, da Portland la diretta contemporanea di 100 persone che usavano Periscope usando un'applicazione di terza parte. Invece no, non l'hanno fatto perché in questo modo significava dover aprire le API. Hanno perso. Però questa idea di aprire ai venture capitalists non piace. Loro si sentono più protetti nel loro investimento se vedono mondi chiusi. Quindi continueranno a investire in mondi chiusi, ed è per questo che Twitter lentamente scivolerà sempre di più fino a un exit, no? Che a un certo punto si farà comprare da qualcuno. Marianna Mascioletti torna sul tema della comunicazione scientifica. Come potrebbero fare gli scienziati a fare il loro agenda setting uscendo dalle trappole del dibattito mediatico polarizzato e superficiale? Allora, l'agenda setting, diciamo che
certe volte, per fortuna, ancora la vita reale riesce a farlo al posto delle redazioni. Quindi il Covid era la straordinaria occasione, no? Cioè bisognava veramente fare una sorta di comitato per la comunicazione corretta sul Covid, certificato dalle principali istituzioni, l'Istituto Nazionale di Sanità. In realtà per certi versi ci hanno provato, vi ricordate quelle dirette che facevano una volta alla settimana dove parlava lentissimamente Locatelli, no? Aveva una sua grande credibilità. E lì doveva un po' rimanere, se, diciamo, quel mondo, quel messaggio, che infatti aveva una grande forza in quel momento. Quando però poi questi personaggi hanno cominciato a essere invitati da, diciamo, in quelle arene che conosciamo, l'agenda setting l'hanno già consegnata, cioè era qualcun altro a stabilire di che cosa avrebbero parlato le persone, per esempio se dobbiamo insultare i runner dai terrazzi, se è ingiusto chiudere le discoteche quando i ristoranti sono aperti, cioè questo tipo di discussione anche sindacale, no? Un po' le varie categorie che bisogna per forza sentire cosa ne pensano. Non è possibile che un'emergenza sanitaria sia risolta dalle tutele dei comparti commerciali colpiti. È chiaro che chi ha una discoteca, cioè, ci vuole un minimo di buonsenso, lo capisci benissimo, che non puoi fare la battaglia per rimanere aperto e non ti puoi mettere sullo stesso piano dei ristoranti. No? Ma non lo dico io perché io non capisco nulla di come si propaga il virus. Lo diceva la scienza, lo dicevano gli esperti del CTS, che sono persone pagate dai contribuenti, tra l'altro, per dire le cose giuste, però poi anche quel messaggio si perdeva perché poi la voce della scienza finiva per essere quella del virologo che urlava di più, che insultava meglio in TV, che faceva anche la battuta sagace, no? Perché poi sono diventati anche dei battutisti. E quindi prima di poter dire cambiamo l'agenda setting della scienza, smettiamo di comportarci come dei cabarettisti, perché questo è. Grazie Antonio, e rispetto alle cose che dicevi, no? Le conferenze stampa di Locatelli, credo che si sia persa anche una grande occasione per fare un po' di data journalism sui dati che appunto venivano presentati, sui contagi, ricoveri, tamponi fatti e quant'altro, quindi insomma ne dovevamo uscire migliori dal punto di vista giornalistico, non molto, perché come dici tu ci siamo limitati a invitare nei talk show il virologo di turno che faceva più audience. E detto questo, io ringrazio Antonio Pavolini perché dà sempre una lettura, insomma, interessante di un fenomeno in continua evoluzione, e ringrazio i partecipanti e speriamo di vedervi ai prossimi webinar. Buona serata a tutti. Buona serata a voi, grazie per la partecipazione. Grazie, mi dicono dalla regia che il prossimo webinar di Utopian lunedì alle ore 21. Grazie a tutti ancora, grazie Antonio. Grazie, ciao Federica, ciao a tutti.